Più di 250 persone hanno partecipato a Foligno a E-Mob, la corsa della mobilità elettrica per tutti, organizzata da USL Umbria 2 e Felcos Umbria con il patrocinio del Comune. La corsa non competitiva si è snodata dal Plateatico a Piazza San Domenico, lungo un doppio percorso di 9 km nella versione intera e di 4 km nella versione ridotta. Hanno partecipato più di 100 iscritti con mezzi di mobilità adattata e 150 con mezzi a pedalata assistita, un serpentone di carrozzine elettriche, bici elettriche, scooter elettrici a quattro ruote, monopattini elettrici, ruotini elettrici per carrozzina, tribike a pedalata assistita che tutta la città di Foligno ha salutato al suo passaggio. L'evento, ricompreso tra le manifestazioni collaterali alla settima tappa del Giro d'Italia, ha registrato il tutto esaurito e i ricavi, frutto di crowdfunding, sponsorizzazioni e noleggio delle e-bike, andranno per intero a finanziare il progetto Sport per Tutti, finalizzato alla creazione di una startup di impresa sociale o associazione che operi a Foligno per promuovere e realizzare attività sportive per le persone con disabilità cognitiva, motoria e sensoriale. Grande soddisfazione è stata espressa dai vertici della USL Umbria 2 e di Felcos Umbria, con l'auspicio che sia la prima di tante edizioni, con l'obiettivo di superare il concetto di disabilità, costruendo una comunità di cittadini capaci di accogliere e soddisfare le esigenze di tutti. Abbiamo percorso tutte le vie cittadine, circondati dalla gente comune che ha potuto apprezzare il nostro passaggio, tutti attraverso ausili elettrici, quindi rispettosi pienamente dell'ambiente, con una modalità veramente slow che ci ha consentito di visitare proprio questo borgo meraviglioso e di coglierne aspetti che normalmente sfuggono a tutti. Evento nell'evento, l'esibizione della Zastava Orchestra, street band toscana che ha accompagnato la corsa trasformandola in una vera e propria festa.